Eccoli che arrivano, stanno ancora probabilmente scherzando. Rodi che sorride, si guarda alle spalle. E andiamo a sentire cosa ne pensa Mats Wilander di questa partita. Abbastanza sorprendente che Fish sia arrivato a questo punto del torneo, però è già stato tra i primi 20, è stato fermato da un infortunio al polso, l'operazione, buone mani, un gioco potente. Quando erano più giovani, molti esperti in America dicevano che Fish sarebbe diventato più forte di Roddick, proprio perché aveva più talento. Chissà quante volte si sono affrontati in passato, quindi questo è un match che si gioca molto anche con la testa. Roddick credo comunque sia felice di trovare un giocatore come Fish nei quarti di finale. Insomma, se a inizio torneo gli avessero detto nei quarti trovi Fish, probabilmente lui avrebbe messo la firma. Sono 5 precedenti tra i due giocatori. Fish ha vinto la prima partita che si è giocata a Delray Beach nel 2003, si ritirò Roddick sul 7-6-4-3 Fish, poi 4 successi di Roddick, tranne uno, quello di Washington sulla terra, dove Fish comunque sulla terra rende un po' meno, così come Roddick, 6-1-6-4, poi un 7-6 al terzo nella finale del Master Series di Cincinnati, un 7-6-6-4 sempre per Roddick in finale a San Jose nel 2004 e un altro 7-6 al terzo Roddick a Memphis al primo turno. Sentiamo James Blake, che conosce benissimo tutte e due, che ci parla del match. Andy è da diversi anni mio compagno di squadra di Davis, mentre Mardi è forse il mio migliore amico sul tour. Viviamo anche a pochi metri l'uno dall'altro. Spero giocheranno un'ottima partita, poi chi vince mi può offrire la cena. Comunque bello vedere due statunitensi che si giocano un posto per le semifinali e speriamo poi che possano andare anche più avanti. Chiunque vinca questa partita poi farò il tifo per lui per la vittoria nel torneo. Andy sta giocando un gran tennis, Mardi prima volta per lui nei quarti in uno slam, mi divertirò a seguire questa partita, non posso scegliere, non posso dire per chi farò il tifo, sarò neutrale, davvero, per me che vinca l'uno che vinca l'altro è indifferente. Intanto diamo il benvenuto a Paolo Canè, buongiorno Paolo. Buongiorno Jacopo. Insomma, strano, due ragazzi che sono comunque amici, hanno vissuto anche insieme, ripeto, a 15-16 anni, chissà quante volte discutevano e poi si ritrovano. Si conoscono molto bene sicuramente. E qui la testa è importante. Molto, molto, anche perché la posta in palio è molto alta, c'è un'eventuale semifinale. Sarà un match. Fish sicuramente a questi livelli non ha ancora giocato. È forse un bene che giochi però contro Roddick, visto che lo conosce così bene, magari non si rende nemmeno conto che un quarto di uno slam pensa magari ai match che giocavano nel cortile. È un match che si gioca credo su pochi punti, entrambi hanno un gran servizio, ci saranno pochi break immagino. Fish ha detto: serviamo tutte e due bene, a me piace di più venire a rete, a Roddick piace di più stare dietro, Roddick è decisamente più forte di me con il dritto, io però con il rovescio gli posso fare male perché gli sono superiore invece dalla parte del rovescio. Staremo a vedere, Fish deve cercare di aggredire, di venire avanti, certo, sul rovescio variare di Roddick, il ritmo, cercare di contrastarlo bene quando risponde, tenere bene il suo servizio. E poi anche il solito discorso della tenuta fisica. Roddick ha dimostrato di tenere molto bene gli ultimi match con Ancic e anche con Safi, sia di testa che di fisico. Sì. Hanno giocato 11 set dunque, perché 4-3 ritiro non lo conteggiamo. Di questi 11,
ben 6 si sono conclusi al tie break, più del 50%. Quindi non credo dovremmo sorprenderci se ci sarà uno o più set che si concluderanno proprio al tie break. La strada di Mardy Fish. Mardy Fish si è aperto il tabellone battendo Ljubicic al primo turno, che era la testa di serie numero 4, in 4 set. Poi è successo nuovamente in 4 set sul francese Mahou. Si è ritirato Arthurs contro di lui dopo soli 3 giochi e poi la vittoria contro David Ferrer ancora una volta in 4 set. Roddick, abbiamo già menzionato, è successo in 5 su Ancic e in 4 su Safin, successo in 3 su Gichel al primo turno con Tsonga. Aveva rischiato di ritrovarsi anche 2-7-0 contro, perché Tsonga era avanti 7-6 e ha servito per il secondo set, sino a quel momento non aveva ancora ceduto la battuta. Roddick è riuscito a ribaltare l'esito di quel secondo set, poi ha vinto abbastanza agevolmente i successivi due. Roddick va a caccia della sua terza semifinale in questo torneo, già raggiunta nel 2003 e nel 2005. 2003 fu sconfitto da Rainer Schüttler in 4 set, ma aveva dato tutto e di più nel match famoso di quarti di finale contro Younes Elianaoui. Mentre nel 2005 perse da Hewitt in 4 set, spegnendosi completamente nel quarto set. Per quanto riguarda Fish, abbiamo già detto, non aveva mai raggiunto i quarti di finale in un torneo dello Slam. Sono andati alla stessa high school, giocavano insieme nella stessa squadra di tennis e di basket al liceo. Roddick ha raccontato che tante volte hanno litigato, ma non sono mai stati più di 2 giorni con il muso. Ci siamo affrontati diverse volte, ma mai in un torneo dello Slam. È sempre strano quando ci affrontiamo, proprio perché ci conosciamo da sempre. Al liceo il suo appartamento era a 3 metri dal mio. Però siamo dei professionisti, sappiamo che quando saremo sul campo entrambi giocheremo per vincere. Sì, massimo rispetto, visto che sono amici, però non bisogna pensarci in questo momento, anche se viene difficile pensare solo al risultato e a fare i punti. Chi era il tuo miglior amico sul circuito? Ma diciamo un po' tutti, non ho mai avuto degli screzi, mai discusso con nessuno. Con gli italiani, con Cancellotti, Omar Camporese, Claudio Panatta. Era purtroppo uno sport singolo, alla fine devi guardare al tuo risultato, cercare di far meglio del tuo avversario o amico. Non era facile giocare i derby, però si pensava col massimo rispetto, si pensava a vincere, e amici come prima dopo. È tutto pronto dunque per il primo quarto di finale, Andy Roddick contro Mardy Fish. Con un bel dritto di Fish, un colpo che gli crea delle difficoltà, ma che ha molto migliorato, ha lavorato tanto su questo colpo insieme a Todd Martin. E si vedono i risultati. Quindi
15 palle. Pena larga, 15-30. Ha cercato di togliere subito il tempo a Roddick, appena avuto la possibilità, sbagliando la valle di rovescio. Una buona risposta di Roddick e subito due palle break. Annullata la prima, 30-40. Molto sicuro in questo smash. Difficile Fish. Un lob alto, poi aveva anche il sole dalla sua parte. 40 pari da 15-40. Terza palla break. Un'impugnatura molto chiusa nel diritto, eh? Fish. Subito il break, 1-0 Roddick. Se ne va 15-0. Fish che aveva giocato il torneo di Auckland prima degli Australian Open perdendo in semifinale da Ferrer, mentre Roddick aveva giocato solo l'esibizione di Kuyong vincendola contro Federer in finale.
Rischiato. Rischiato bene, sì. Rischiato bene, è partito un po' con molta calma, è partito, mentre Roddick ha messo subito a segno il break. Buona seconda, era fermo sulle gambe. 40-0. Pena larga. È entrato bene in lungolinea, ha aspettato un attimo, ha fatto un attacco in contropiede. Roddick che non ha messo nemmeno una prima in questo game, fatto insolito per lui. Eccola. E subito gli dà il punto. 2-0 Roddick. 212 km. Bella risposta. Fantastico passante di Fish. Per recupero. È rimasto fermo a guardare la volée dove andava a finire. Bellissimo recupero di Fish. Colposo, è riuscito a incrociare passante di diritto. Fish che era arrivato al numero 17 del ranking nel marzo del 2004, poi nel 2005 fermato dall'infortunio al polso, due operazioni nello spazio di pochi mesi. Gliel'ha restituito il passante di dritto. 15 pari. Alla vigilia di questo torneo numero 42 l'americano. Lungo 15-30. Fa un movimento strano l'apertura del diritto, Fai vedere la racchetta proprio di taglio, non fa vedere la faccia della racchetta. Apre di taglio e gioca molto sul nastro. Dà fastidio il sole a Connors, però poi non ci vede. Comunque sono entrambi abbastanza contratti. Non a caso non riescono a mettere una prima. E doppio fallo. 15-40, altre due palle break. Ciao.
Ai ai ai. Altro doppio fallo, 3-0. Partito male. Partito troppo teso. Sì. Adesso sentiamo invece Marty Fish che ci parla di Andy Roddick. Andy ha già vissuto tanti match come questi, ha un servizio enorme e uno dei migliori dritti nel circuito. Entrambi cerchiamo di sfruttare il nostro servizio per ottenere tanti punti. Io vengo un po' più spesso a rete mentre lui resta di più dietro. Penso possa uscire un match divertente in questo contrasto anche di stili. Il mio rovescio è migliore, il suo dritto è migliore rispetto al mio. Io cercherò di sfondare dalla parte del suo rovescio e lui dalla parte del mio dritto. Ci siamo affrontati 4-5 volte e due volte finita 7-6 al terzo. Mi sembra abbiamo giocato 6 tie break su 12 set, quindi diverse partite molto gradevoli sino a questo momento, almeno per quanto riguarda i nostri match sul tour, perché poi, ripeto, chissà quanti ne avranno giocati a livello under e anche solamente in allenamento. A 0 dunque Roddick, avanti un doppio break, primo set è già andato. Contro uno come Roddick due break non glieli riprende su questa superficie. No, difficilissimo. 15-0. Bella volley bassa di Fish che poi sbaglia quello più facile. Si può sbagliare questa volta? Pensato già sto ancora dormendo, è il primo set anch'io. Sembro Fish. Adesso un po' alla volta mi sveglio per dare qualche consiglio. Ma già il fatto di conoscerlo molto bene non giustifica partire così, così lento, partire subito con un break, sapendo che il tuo avversario è la sua arma migliore. Il suo colpo migliore. Devi stare più attento. Bel rovescio. Alla Murray. Alla Murray. 30-15. Scambio. Poi ha giocato una cosa molto difficile, la smorzata con i piedi lontani dalla riga di fondo. 40-15. Ripete la prima. Altro ace, il secondo, 4-0. Soli 15 minuti, primo set già ipotecato. Vediamo se in questo game fa vedere che c'è, che è pronto.
3 prime su 14 sino a questo momento per Fish. Oh. 0-15. Fuori, chiamata con molto ritardo, ma era larga. Gioca molto sul nastro, passa troppo vicino a questa palla. È il suo modo di giocare, ma partito malissimo. Soprattutto se poi parti così male, cerca di darti un po' più di margine. Ecco. Trova finalmente una prima. È il primo ace per Mardy Fish. 15-30. Pari. Non è esattamente la verità, perché Scott Humphries segue Mardy Fish, perché Todd Martin spesso non viaggia, lo segue quando è negli Stati Uniti e non molto spesso al di fuori degli Stati Uniti. Humphries è un po' un assistant coach, sparring partner, ex ottimo doppista, Scott Humphries. 40-30, secondo ace di Fish. Tre ace, e qui ha fatto vedere insomma che sa servire. Si è svegliato. 4-1. Facciamo una pausa. ...4-1 Roddick, doppio break di vantaggio. Primo set. Bello. Contropiede lungo linea. Movimento molto naturale rispetto al diritto. Ah sì. Aperto subito, vedi, davanti al piede destro. Bravo a venire il più avanti possibile per giocare la volée. Fish che non è proprio rapidissimo negli spostamenti. 15 pari. Ai piedi lenti Fish. Che bravo! Bella questa. Buon passante, li ha fatti giocare sotto la rete, due passi dentro il campo. Stanno facendo un buon allenamento. Decisamente più rapido nel venire in avanti rispetto a muoversi lateralmente. Fish. Okay.
30 pari. E 40-30. Sta funzionando bene lo slice esterno da destra per Roddick. Sì. Buona prima. 5-1. Due 16 quest'ultima prima. A fianco di Connors il fratello di Andy Roddick, John, di qualche anno più vecchio. Credo sia la fidanzata di Fish. Buona volea alta, 15-0. Bellissima questa volea di dritto. 30-0. Impatto davanti. Buona, ha dimostrato avere una buona mano, eh. Che risposta. 30-15. Si è fatto sorprendere, ha giocato un buon rovescio Fish, lui ha aperto il ritardo e è scappata via la palla. Altro ace, il quarto. 5-2. Anche Fish ha uno slice mica male da destra. Sì, naturale, sì, un movimento molto naturale. Sono i 25 minuti, Roddick sta per servire per il primo set. Un Fish che non è uscito dai blocchi di partenza. Percentuale troppo bassa di prime, 38% solamente in questo primo set. Però adesso sembra essersi perlomeno sbloccato. Certo che una corda buttata via, quante palle avrà toccato con quella corda? Palle nuove. Palle nuove, racchetta nuova. Almeno finisci il set con quella racchetta. Sì, la mantengono dopo per gli allenamenti quelle racchette lì. Le cambiano poi per l'allenamento. Zero.
buon rovescio di Roddick. Un po' fermo sulle gambe Fish, l'ha aspettato un po' troppo durante lo scambio. 30-0. Roddick che cerca spesso il dritto di Fish per poi magari accelerare in diagonale. Bravo, buon servizio e volley, 40-0, 3 set point. Si chiude qui un primo set che non ha avuto storia. Roddick se la giudica in meno di mezz'ora, 6-2. Dodici vincenti Fish, 6 Roddick, 11 errori di Fish, 1 di Roddick. Roddick non ha avuto tempo spesso di entrare nello scambio perché Fish aveva già sbagliato. Fish che però negli ultimi due turni di battuta ha ritrovato il servizio, ha messo a segno 4 ace, e da lì che deve iniziare il suo secondo set, dalla prima di servizio alzare la percentuale, iniziare a giocare comunque un buon game solido al servizio. Sentiamo di nuovo Wilander, sempre la stessa intervista per chi l'ha già ascoltata, potete andare a prendervi qualcosa da bere. Comunque parla di Fish, dice ha avuto questo infortunio al polso, ha lavorato molto sulla sua preparazione atletica, ha cambiato un po' il dritto, adesso non apre così tanto, ha sempre avuto delle ottime mani, un ottimo servizio, splendido rovescio e ha rete, ha delle buone mani. In questo momento lo vedo in fiducia, è come se avesse iniziato una nuova carriera con Blake che sta giocando bene, Roddick che sta giocando bene, Ginepri anche che ha ripreso a giocare bene, anche lui trova fiducia perché dice insomma con quei tre io me la sono sempre giocata, se loro sono arrivati dove sono arrivati perché non ci posso arrivare io. Tu sei stato per tanti anni numero uno in Italia, ti sentivi un po' un traino nei confronti degli altri o comunque che non c'era questo spirito davanti, di squadra? Sicuramente serve come stimolo, era più che altro importante la posizione mondiale per i tornei, cercare di un giocatore che ti stava avanti doveva servire come stimolo per far meglio, per cercare di raggiungerlo. Poi sai più o meno quando puoi giocare bene, quando sei preparato bene, quando hai gli stimoli giusti. E quando giocavi ti capitava di guardare, non so, le semifinali piuttosto che le finali di Slam? Oppure guardavi poco tennis? No, ho sempre seguito gli incontri, sempre stato, soprattutto nei tornei dello Slam, molto emozionante. Parigi, anche dopo il torneo, visto che nella prima settimana finiva per me, con i due incontri con Tagassi, no, mi fermavo qualche giorno a vedere incontri interessanti, anche per studiare un po' i giocatori, per vedere anche cosa aveva fatto il mio avversario, se andava avanti così. Ti sentivi più in fiducia, dici ho perso da Agassi, se vince il torneo insomma sono contento. Pari. Io più che i colpi guardo molto l'atteggiamento dei giocatori, come affrontano, tipo Fish come sta affrontando questo quarto di finale
lo vedo un po' troppo spento. Altro doppio fallo, il terzo, 30-40, subito una palla break. Non può davvero permettersi di iniziare subito sotto un break anche il secondo set. Adesso ha bisogno di una prima, meglio ancora un ace. Bravo Roddick. Ha fatto un gran lungolinea, è stato molto bravo. Molto rapido anche, prendere la rete. 1-0 Roddick, che poi fa il pugno, gli ha dato le spalle per non farsi vedere. È stato bravo però, da questo punto di vista. Vedo dura per Fish oggi. Continua così, non si rende nemmeno conto di averlo giocato questo match. Ah, non penso che gli altri incontri sia entrata con questa carica agonistica. No. 15-0. Che bella, grande mi volè di Fish. Gli ha preso bene il tempo lungolinea. E qui sono viste le buone mani nei pressi della rete di Fish. 15 pari, perché Roddick era stato bravo con quel passante basso di rovescio. Sì. 30-15, 2-17. Pari. Prima risposta un po' lunga, messo in difficoltà subito Roddick. Questo lo sa fare, però non gli è riuscito. Passante basso, lavorato. Fish che aveva provato a prendere la rete, ma non ha fatto in tempo. È tornato indietro. Sì, allora è venuto avanti Roddick. 40-30. Doppio fallo, il primo di Roddick, 40 pari. Oh!
Che bella volée, avanzando, secca in diagonale e palla break. Aperto subito, impattato benissimo. Piena larga. Altro doppio fallo. C'è il contro break. Uno pari. Vediamo se riesce a portarsi sul 2-1. Quinto ace, 15-0. E 30-0. L'ha girato un po' di più questa palla, ha rischiato meno il nastro. E l'ha lasciato fermo. Altro ace, 40-0. Trace in un game, 2-1. Sentiamo di nuovo Vilander, ci parla di come sia cambiato Roddick da quando ha Connors al suo fianco. È davvero migliorato tanto, cambiata la sua attitudine in campo, molto più aggressivo, viene più spesso a rete, gioca con più fiducia in rovescio. Credo che Connors sia servito molto e credo che lo aiuterà anche in questa partita contro Fish, perché Connors è uno tosto, uno duro. Non permetterà ad Andy di pensare che sta giocando contro un suo amico. Gli dirà: Andy, vai in campo. E poi non si può tradurre. Sicuramente. Comunque vai in campo, carica, e battilo. Carica agonistica. Anche perché nel gioco di Roddick, col servizio e col suo dritto, se non è aggressivo, non sfrutta queste due armi, diventa un giocatore molto vulnerabile. Quindici-0, 2-21. Trenta a zero. Grazie.
Chi è seconda? E 40-0. Jimbo lo carica. Un po' basso il lancio di palla. Quello che deve fare, secondo me, è non giocare troppo sul ritmo dalla parte del rovescio, ogni tanto qualche slice. Due pari. Lunga. Ma che bravo. Bravissimo, bravissimo soprattutto quel back di rovescio che gli ha tagliato il campo, gli ha fatto perdere la rete. E poi questo subito rovescio, pronto a venire avanti, sì, con un altro bel attacco. Da vedersi non è proprio bello il suo slice, perché è molto lavorato, scende un po' troppo con la punta della racchetta, però se la mette lì. Sì, dal colpo secco lui non fa bene il finale verso la rete, però blocca. Molto efficace. Lunga la prima, andata bene a Fish perché era una risposta vincente. Può anche chiedere, no? Sì, sì. Però per rispetto gli ha chiesto no, lui come esatto. L'ha vista. Si fida. Oh. 0-30. Molto profondo l'attacco. Dal basso si vede proprio la velocità di questo colpo, piatto. Quindici-30. Partito un po' presto. Roddick è arrivato su questa palla passeggiando. 15-40, di nuovo palle break. Fuori, brutta volée, di nuovo avanti un break Roddick in questo secondo set, 3-2. Giocando troppo a sprazzi Fish.
Paolo, qual era il tuo torneo preferito tra i non italiani? Ma sicuramente Roland Garros, in quanto nasci sulla terra battuta, come grande slam era un sogno, diciamo. Però giocando anche gli altri, poi Australian Open, bellissimo torneo organizzato benissimo, lo stesso Wimbledon, sono riuscito a giocare tutti i campi centrali tranne questo qui in Australia. Mi sono solamente allenato con Cash più volte. E tra i tornei meno importanti ce ne avevi uno che ti piaceva più degli altri, che ci tornavi ogni anno? Perché non so, magari giocavi bene piuttosto che ti trovavi molto bene. Ma nei tornei italiani ho giocato quasi sempre bene. Il più importante sicuramente Roma, dove ho raggiunto i quarti di finale, poi ho vinto il torneo a Bologna, nella mia città. Ma molti tornei sono spariti, è un peccato, perché c'era un bellissimo torneo a Firenze, a Genova. Palermo c'è ancora? No. Almeno quest'anno San non Marino. Ci sarà. San Marino c'è un challenger adesso. Ecco. Quindi sono rimasti in pochi, In Italia è rimasto Roma, non c'è più neanche Milano. Ci sono tornei minori, ma ci sono tantissimi challenger, tantissimi future, ma un solo torneo ATP. 30-0. Ha perso, il campo Fish qua, Ci ha messo un po' del suo anche Roddick. Sì, ha spinto molto bene, ma lui ha fatto due passi indietro negli ultimi due colpi. Lo sta tenendo sotto pressione Roddick, come vuole Jimbo. Di nuovo a zero per il secondo gioco consecutivo, tiene la battuta, 4-2 Roddick. Saranno contenti i miei amici di Tortona, tifosi di Fish, Gigio e Fabio. Che salutiamo. Ma come mai tifano Fish? Dove l'hanno visto? L'hanno visto negli anni passati. Soprattutto Gigio. Si vede che il suo gioco si rivede in Fish. Perché tira tutte mattonate. Sì, no, lui non ha ragione, tutte pallate. Ho capito cosa ha detto Fish, ha detto siamo già a metà partita e poi ha abbassato la voce. Insegue i passanti. Non si ricorda, si è improntato anche la seconda ora. E temi campo, quindi che lo calcino. Sono già a 52 minuti. Altre tre palle break. Ace.
ottavo. 15-40. Nono. E 30-40. Niente da fare, 5-2. Roddick che servirà per portarsi sul 6-2, 6-2. Paolo, mi dicevi che a Roma una volta hai sentito uno spettatore dire a un giocatore? Sì, sì, un incontro tipo questo, molto veloce, allora si è alzato un tifoso, tra l'altro un giocatore italiano, non facciamo il nome, si è sentito, ammovete, se no te tocca pagare pure la seconda ora. Era un tre quarti d'ora già sotto di un 7-4-1-5-1, un po' in difficoltà. Tanto ricordo sul nostro sito www.eurosport-it.com potete andare a rivedervi anche il match molto intenso che si è concluso poco meno di un'ora fa tra Serena Williams e Shahar Per. Poi gli highlights, le interviste rilasciate dai giocatori, insomma, se conoscete l'inglese, sempre interessanti comunque. Soprattutto se avete la possibilità, andate a sentirvi l'intervista della Shaq Betaz, è stata abbastanza divertente. Le ha detto per esempio, tu giochi molto in anticipo, leggi bene i colpi dell'avversario. Sì, di solito ci riesco, poi quando invece non riesco a capire dove tira, perdo. Bene. Molto modesta. 15-0, sono 9 punti consecutivi di Roddick al servizio. Quarto ace, 2-22. Vediamo che Roddick ha record velocità nel servizio, anche se ogni volta lo migliora negli Stati Uniti in match di Coppa Davis e lascia qualche dubbio. Il record mi sembra sia 2-49, qualcosa del genere. Questo 2-19. Bella risposta, 40-15. Sta giocando bene, fisce punti non importanti. Tipo il game di prima, ha fatto 2 ace su 0-40. Adesso questa risposta. Non mi piace molto il suo atteggiamento. Troppo passivo. In questa partita. È un po' che non lo vedo giocare, ma non penso che gli altri match sia entrato in campo con questa carica agonistica. E in meno di un'ora siamo già 6-2, 6-2, tutto molto semplice per Andy Roddick sino a questo momento. Statistiche del secondo set, Roddick quindi in due set ha fatto 3 errori, uno nel primo e 2 nel secondo, errori non forzati perlomeno.
e vediamo qualche punto di questo secondo set. Fish ha giocato un vincente in più, però continua a ottenere troppo poco dagli scambi, tanti errori soprattutto con il dritto. Comunque una percentuale bassa di prime anche nel secondo set, perché il 48% è salita rispetto al primo, ma non basta. Ci ha perso la battuta 5 volte. E l'ha tenuta in tre circostanze, per uno che serve come lui non esiste. Gran passante, gran passante, ma è stato un po' ingenuo in questo attacco. Aiaiai, altro errore ancora di rovescio, 0-40, tre palle break. Fallo, cominciato male anche il terzo set, un disastro, quarto doppio fallo sulla palla break, 1-0 Roddick. Una piccola reazione, non dico di spaccare la racchetta, di urlare come un matto, ma così passivo fa salire un po' di adrenalina nel corpo, che non mi sembra molto presente. Per niente. Medice, ma il record che aveva fatto, mi sembra il Queens, parlo del servizio più veloce di Roddick. Ricordo che Agassi era addirittura riuscito a rispondere, poi l'ha battuto quel record, è vero, Agassi aveva risposto a quel servizio, Roddick l'ha battuto successivamente in Davis in un match contro Bjorkman, 155 miglia orarie. Si è allungato molto bene questa volta di rovescio. Che tipo all'incirca 248 km orari. Quasi la sbaglia per la foga di tirar forte. 15 pari.
Bel passante. Mi ha fatto giocare al corpo. Al corpo. Bella volley in lungo linea di Roddick. 40-15. Ace, il quinto, 2-0 Roddick. Sono 6 giochi consecutivi per l'America, anzi 7. Salvo complicazioni, può arrivare in questa semifinale. Bello tranquillo, fresco, senza aver faticato, fresco. Recupera dalle energie non sprecate, ma che aveva dovuto tirar fuori contro Ancic, e poi gli serviranno in semifinale, sempre che Roddick batta Robredo, come dovrebbe. Se posso scegliere io il match di Federer contro Robredo, visto che sei partito sempre tu nella scelta del giocatore. Ma non è che devo scegliere per forza il contrario di quello che scegli tu. No. Io prendo Robredo. Ma smettila. L'ho visto in forma, sta giocando bene, sì. Ha lottato. Hai visto i precedenti? Ha lottato tutte le ultime due partite. Grande match contro Gasquet. Non mi sarei mai aspettato di questo risultato. Ecco, non ti aspetti che batta Gasquet, però ti aspetti che batta Federer. Cerchiamo di... Bleffi un po' male. Fammi bleffare un po', visto che qua questa partita un po'... Questa partita non c'è, anche se con... Non mi piace, al mio fianco, non mi piace. Temo di... sempre il recupero, perché sì. 5-7 oramai sì, è sì, quasi sì. Matematico. Però stavolta non mi, piace... mi sembra impossibile. L'atteggiamento in campo non mi piace. Poi un grandissimo giocatore anche Fish, sicuramente sulle superfici veloci. Nulla qui, una palla break, 30-40. No, oggi giocherà meglio, oggi alla fine forse era meglio non incontrasse Roddick, contrario di quanto pensassi all'inizio, perché non sta giocando. Anche un buon Roddick in campo, eh? Certo, ha avuto un piccolo passaggio a vuoto, ma di un game. Go! 40 pari. Pasquale chiede se secondo noi Tommy Haas possa raggiungere la finale. Tutto è possibile. È arrivato nei quarti di finale, tutti quanti sono, diciamo, i più in forma. Se tu dovessi scegliere uno dei quattro nomi della parte bassa tra Haas, Davidenko, Gonzalez e Nadal, su chi punteresti? Haas, Davidenko, Davidenko. Come sta giocando, condizione fisica eccezionale. E Nadal, Gonzalez. Gonzalez ha fatto un brutto scherzo a Blake. E Nadal, abbiamo visto come ha tenuto l'ultimo match contro Murray. Se uno è quinto, molto bene fisicamente, giocando molto bene. Passa Gonzalez comunque.
con Nadal. Sì. E poi? Davidenko. Quindi Davidenko in finale. Poi deve battere Gonzalez. Appunto, ti sto chiedendo, chi va in finale? Fammi guardare prima se poi ha recuperato Gonzalez o Davidenko. Vabbè, ma adesso te lo chiedono. Quindi ragazzi, se mi state ascoltando, puntate Nadal e As. Possibili semifinalisti. Ace 10. Io non credo che As comunque possa, cioè possa, certo, non credo comunque sarà lui finalista della parte bassa. E mi giocherei Davidenko, anche se gli ho visto perdere delle partite al Master che aveva in mano. E da un punto di vista caratteriale, se per esempio dovesse giocare con Nadal in semifinali, non lo so se riesce a chiuderla la partita. Fish invece tiene la battuta, recupera da 15-40, era essenziale per mantenere qualche piccola speranza di riuscire a riaprire perlomeno questo terzo set. Eccoci tornati con Roddick, per il momento non ha alcun problema con Marty Fish, 6-2, 6-2, 2-1 e servizio. ...15-0. ...30-0. Troppo lento, i spostamenti laterali deve lavorare. Suona molto bene in avanti, ma lateralmente fa fatica. Quante ore ha giocato con Ferrer? 8-9? No, ne avrà giocato 2,5, adesso andiamo a vedere. Perché mi sembra un... oltre che un po'... non demotivato, ma non presente sul campo, un po' faticato. Non ha questo grandissimo scatto, o non va. Non va ragazzo oggi. 3-1 intanto Roddick con il suo sesto ace. Due ore e mezzo. 150 minuti. Errore. Con errore il suo gratuito. Colpo. Sì. 0-15. No, 0-30. No,
prestazione di Fish oggi ti fa venire voglia di tornare a giocare? Ma soprattutto per come ha affrontato questo match. Arrivare in un quarto di finale purtroppo non mi è mai capitato nella carriera. Avrei vesciche nei piedi, sangue nei piedi prima di mollare in occasione così. 15-30. Tra Gasquet, Murray, Djokovic, Berdych e Monfils, quali dei 5 giocatori ti piacerebbe allenare? Murray. Però ce l'hai proprio, l'hai commentato oggi. Avresti detto la stessa cosa ieri prima di averlo visto nel match con Nadal? Beh sì, lui come gioco, come facilità di gioco, poi sono tutti bravi. Monfils forse un po' un cavallo pazzo, un po' un cavallo pazzo, però raddrizzarlo già, con il potenziale di tennis che ha, è un giocatore divertente, poi uno che sorride. È uno che sorride, già una cosa positiva nella fatica degli allenamenti, nel girare i tornei, nel circuito, almeno uno come Fish, vedi, non per parlare male di lui. Però prendiamolo in causa, visto che ci ha fatto alzare, anzi non sono ancora andato a dormire questa notte per commentare questo match. Devi un attimino essere un po' più... Non ha mai cambiato espressione. Insulta la ragazza sulle tribune, non so, poverina, insulta... Poverina, cosa c'entra lei? Piuttosto no. Humphries. Ecco, la ragazza o il... Tanto dopo l'insulterà lei perché non è... Cosa ha fatto Roddick? Splendido lob! 4-1 doppio break, mi sa che si becca un triplice 6-2 come Chris Lewis nella finale di Wimbledon con John McEnroe nell'83. Quindi Murray però c'è anche Federer, no? Che senza coach. No, Federer c'è Roche. Sì, in Australia, perché non può girare molto Tony Roche anche visto l'età. No, poi ti ho detto uno di quei 5. Federer non vale. No, però non è neanche qualche consiglio sulla terra battuta, visto che non ha vinto Roland Garros, e Roche era un giocatore dove si esprimeva al massimo sul veloce. No, no. Mi potrei dare qualche consiglio sulla terra battuta. Sulla terra credo abbia vinto Roland Garros Tony Roche. Sì, no. Se ricordo giusto. Ho fatto una figuraccia. In che anno? Adesso mi chiedi troppo. Nel 66. Sono andato a vedere, non è che all'improvviso mi sono illuminato. Poi ho perso avevo un anno ancora. No, ma mi ricordavo che quando l'aveva assunto aveva parlato proprio di questo, il fatto che magari lo potesse aiutare a vincere Roland Garros, visto che lui l'aveva vinto. Bello rovescio. 15-0. No. 30-0. So che avevi preso Fish tu. No. Però pensavo un set glielo prendesse. Pensavo vincesse Roddick in 4. Ancora non è... non so più cosa dire per dar stimolo a questo incontro. Comunque Roddick è in grande forma. Settimo ace, 40-0. Tre palle del 5-1, che arriva. Poi sai, è facile. Non mi piace commentare trovando gli errori. Bisogna guardare le cose positive dei giocatori. E Fish ha fatto un torneo fantastico, perché arrivare in quarti di finale uno slam. Battendo gli Ubici, battendo comunque Ferrer.
non è che ha trovato la strada spianata, è stato bravo a infilarsi, no, se li ha battuti lui. Undicesimo ace, 15-0. Pari. Si è tolto dalla palla, brutto movimento. Quinto doppio fallo, 15-30. Pari. Appena largo, 40-30. Tiene la battuta Fish, ma Andy Roddick servirà per approdare in semifinale per la terza volta in carriera all'Australian Open dopo il cambio di campo. Fish cerca di nascondere la faccia nell'asciugamano. Di sicuro non è la partita che aveva sognato e che aveva pensato di giocare. Time. 83 minuti solamente. Roddick ha perso 3 soli punti sulla prima. Bravo, bello scambio, più lungo dell'incontro, 0-15. Ottavo ace.
15 pari. Una buona media, 219. Slice. Si è ritrovato talmente dentro al campo dopo la seconda, ha spinto molto con i piedi, poi non ha fatto in tempo però a ricomporsi per giocare il rovescio. Altro ace, 30 pari. Slice 211, pesante. Poi dove l'ha messa? Tre ace in un game e siamo al match point. 228. Finisce qui dunque, triplice 6-2 Andy Roddick, è in semifinale, non esulta nemmeno, ci sarà un bel abbraccio adesso tra i due. Non c'è stata davvero partita sin dal primo gioco, subito break, zero. Poi break di nuovo e ha reagito, per modo di dire, nel secondo set ha recuperato subito il break, ma è durata poco. Buono per Roddick, che però della semifinale avrà il tempo per recuperare bene. Sì, visto che comunque aveva speso molto, soprattutto dal punto di vista mentale, nel match con Safin e soprattutto nel match con Ancic. Oggi invece è stato poco più di un allenamento. Sì. E adesso se ne tornerà in albergo. Possiamo andare a dormire. E tranquillamente da camera sua probabilmente si metterà a guardare Federer, sì, nella speranza, sì, che accada il miracolo. Sì. O comunque un match più combattuto, più agonismo in questo match.